Di fronte al silenzio del governo su tempi e modalità dei ristori alle famiglie alluvionate, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, lancia due proposte per venire incontro alle esigenze che i cittadini stanno manifestando nel difficile percorso di ritorno alla normalità. La prima riguarda le auto alluvionate, escluse da ogni rimborso. La seconda, una riduzione delle bollette di acqua, gas e luce, almeno nella parte dell'extra consumo dettato dall'esigenza di pulire le proprie abitazioni. La sospensione non basta perché le persone hanno utilizzato in maniera eccessiva extra la fornitura di servizi e quindi proponiamo che vengano stralciate quantomeno la parte extra di consumo. Per la questione auto noi proponiamo la redazione di un unico conto corrente di donazioni regionale, quindi un unico fondo regionale dove far confluire tutte le donazioni che abbiamo preso come comuni in modo tale da poter intervenire per dare degli incentivi per la sostituzione dell'auto. C'è poi l'incognita dell'emergenza alloggiativa che al momento riguarda una trentina di famiglie rimaste senza casa perché risultata inagibile, ma che secondo l'amministrazione comunale potrebbe aumentare esponenzialmente dalla prossima settimana con la fine degli interventi di pulizia e la ricognizione dello stato degli alloggi, ma anche con la difficoltà dei cittadini nel proseguire soluzioni in proprio da parenti e amici. Il comune ha quindi stanziato 50.000 euro per sistemare gli oltre 30 alloggi popolari sfitti e chiede anche l'aiuto del gestore per raggiungere questo obiettivo prima possibile. Inoltre ha pubblicato un avviso rivolto ai privati. Un vero e proprio avviso pubblico. Da una parte manteniamo aperto quello del comune garante, in cui noi come parte comunale ci facciamo garante anche per il canone di locazione. Dall'altra abbiamo però aperto un avviso pubblico chiedendo a tutti anche un gesto di solidarietà, uno slancio di solidarietà, mettendo a disposizione appunto i propri alloggi sfitti. Sappiamo che sul territorio ce ne sono abbastanza, ce ne sono quanto bastano per rispondere a questa emergenza abitativa e ci aspettiamo in questo senso una risposta.